Hello everyone! Perché sembro così lucida? Oggi voglio chiacchierare di un tema secondo me abbastanza interessante. So che voi siete interessati alle culture se mi seguite e siete anche interessati probabilmente alla cultura americana, alla cultura italiana, a come la cultura italiana è vista nel mondo. E allora ho pensato di farci una chiacchierata sul come io mi sono sentita in quanto italiana in America, quando passavo del tempo con gli americani. Praticamente mi sentivo apprezzata in quanto italiana o magari la mia italianità era vista in modo negativo. Prendo un minuto di tempo per parlarvi dello sponsor di oggi, Cambly, che voi sapete è uno sponsor che a me piace molto. Cambly è una piattaforma di e-learning dove è possibile imparare l'inglese con insegnanti madrelingua attraverso la conversazione. E non solo. Visto che settembre è un mese di nuovi inizi, si ricomincia la scuola, si ricomincia col lavoro, è un po' un secondo dicembre per quanto riguarda i buoni propositi. Se tra questi buoni propositi c'è il migliorare l'inglese, allora con il mio codice sconto per questo mese Cambly fa un'offerta super più alta rispetto al solito. Con il mio codice si ha il 55% di sconto sui piani annuali, sia per le lezioni singole che per quelle di gruppo. Questo vuol dire che ci sono piani che partono da 18 euro al mese. Sono prezzi davvero imbattibili per quanto riguarda l'apprendimento della lingua inglese. In più, questo mese Cambly rende accessibili tantissime risorse che vi aiuteranno per i vostri differenti obiettivi, che può essere viaggiare, migliorare per il lavoro, per un colloquio. Ci sono tantissime risorse che adesso sono disponibili, basta fare l'iscrizione. Si ha accesso anche a CamAI, che è l'intelligenza artificiale con cui puoi fare conversazione come se fosse effettivamente un tutor di lingua. E in più si hanno i 15 minuti di lezione di prova completamente gratuiti. Con l'iscrizione si ha accesso a tutti questi materiali. La lezione di prova è gratuita, why not? Check it out ragazzi, torniamo al video. Let's get started! Allora, innanzitutto c'è da dire che per quanto abbia viaggiato New York, Chicago, Boston, un mese, in realtà io ho passato la maggior parte del mio tempo in Colorado e in Florida. Quindi Colorado e Florida. E ragazzi, io questo lo dico perché so che c'è una differenza grande rispetto a come viene visto l'italiano in uno stato come New York o New Jersey rispetto al Colorado. In quella parte dell'East Coast c'è stata un'immigrazione di massa di italiani, quindi anche la cultura italiana è vista in maniera differente. In passato c'era la mafia e c'è ancora, però molto meno forte, penso adesso. Mentre in Colorado, diciamo che di italiani ne hanno visti molti di meno. Devo dire che quando sono andata lì la prima volta avevo un po' paura, perché non sempre l'immagine dell'italiano è ben vista in Europa. In Giappone direi di sì. In Giappone ci amano, siamo ancora sinonimo di eleganza, di classe, di qualità. In Europa in parte sì, in parte no, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro. Ci sono degli stereotipi che non sono neanche veri. Ogni tanto mi fanno un po' arrabbiare. Invece quando ero in Colorado, quando ero con persone della Florida, io stavo in Florida, non Miami, un po' più del nord, quindi diciamo che non è la Florida cubana, ma è un po' più quella rednecks. Se io dicevo che ero italiana, era comunque un wow, l'Italia! C'è questa immagine ancora dell'Italia bella, rilassante, del caffè mentre guardi il mare. Poi in effetti c'è anche questo in Italia, cosa che spesso in America non trovi, in Italia sì. Quasi tutti dicevano wow, quanto ci vorrei andare, che bello, ho visto le foto, ho visto il programma. C'è l'idea di questo paese stupendo. Però se devo essere sincera, penso che ci sia anche, almeno per le persone che non ci sono ancora andate, l'idea di un paese un po' sottosviluppato rispetto all'America o comunque meno libero. Adesso vi parlo proprio di alcune situazioni che mi sono capitate in America che mi hanno fatto pensare tipo ok, cosa pensi dell'Italia? Allora iniziamo con la cosa che mi ha scioccato di più. Una volta mi è stato chiesto se in Italia avessimo le macchine. Le macchine, cioè le macchine. Tipo io ero in macchina, c'era il traffico e mi sono detto wow, per te che sei italiana questo deve essere davvero scioccante. Non ci sono le macchine in Italia, no? Ragazzi, io sono di Roma. Cioè di Roma. Ho passato metà vita nel traffico. Non ci sono le macchine in Italia, ma magari. Ho capito lì che l'immagine che quella persona aveva dell'Italia era un'immagine molto... Avete presente? Tipo, passeggiamo in bicicletta, ho il mio cesto di mele, vuoi una mela fresca? Che bello, che bello. Questa era l'immagine che aveva nella testa. Una volta, parlando di politica, era il periodo di Trump, un po' di tutte le tensioni. Oddio, non so se è mai finito quel momento, però. C'erano molte tensioni nella popolazione. Durante il discorso una persona si è fermata, mi ha guardata e mi ha detto scusaci se parliamo di politica, in Italia come funziona? C'è la politica o c'è tipo the Lord of Italy?
The Lord of Italy, il signore dell'Italia, una cosa medievale, cioè neanche a dire il re, no, ci sono tantissime monarchie ancora, il re, l'imperatore, che ne so, in Giappone c'è l'imperatore, poi vabbè, non c'ha potere, però, no, The Lord, Game of Thrones kind of thing, ero tipo, oh, com'è possibile che non abbiamo la politica? Però fino a qui diciamo tutto ok. Sono domande un po' dettate dall'ignoranza, ma non era niente di offensivo. Solo mi hanno fatto capire che agli occhi di quelle persone probabilmente l'Italia era un paese un po' antico, non solo nel look, ma anche nelle usanze. Una volta invece mi sono un po' stranita, devo dire, innervosita. Stavo parlando con una ragazza che non era neanche tanto anziana, nel senso ci avrà avuto, non so, un 38 anni o qualcosa del genere. Non era mai stata in Italia e lei quando parlava con me scandiva molto bene le parole, anche se io parlavo con tutti in maniera normale, lei sentiva che ero fluent in English, che riuscivo a capire tutto quello che lei mi diceva, però mi parlava così e dico va bene, può essere una cosa considerate, come si dice, magari sta pensando che mi sta facendo un favore, quindi andiamo. Iniziamo a parlare delle terme, le terme naturali. Lei mi dice guarda che qui in Colorado ci sono delle terme bellissime naturali, ci dovresti andare. E io le chiedo ah naturali, quindi sai, perché a Roma noi abbiamo vari tipi di terme, non so se lo sapete, ci sono quelle naturali con acqua naturale che però sono fatte un po' tipo a spa, ci sono quelle che sono proprio tipo delle spa e le chiamano terme, ma in realtà di acque termali neanche l'ombra, e poi ci sono, che ne so, quelle terme che sono proprio selvagge, cioè nella natura, vai lì, non paghi neanche l'ingresso, ti metti con l'asciugamano e sopravvivi. E io le faccio una domanda, le dico ma naturali in che senso? Nel senso sono fatte tipo come una spa o sono fatte proprio nella natura? E lei mi dice sono naturali, però non aveva capito bene quello che io intendessi, perché era difficile un po' da spiegare anche in italiano. Io le dico per esempio se io dovessi andare in bagno, e la mia domanda, quella che sarebbe arrivata, era se io dovessi andare in bagno, devo andare a per fratte, devo andare dietro un albero, oppure c'è una struttura con un bagno, con degli spogliatoi, questa era la mia domanda. Non faccio in tempo a finire la frase, che lei mi guarda e mi fa, no, se devi andare in bagno, non si fa nella nostra cultura, dentro l'acqua, ti devi alzare, dire scusatemi, ti allontani e vai lì. Io l'ho guardata, ho detto sì, anche in Italia è così, non era questa la mia domanda. Sono stranita e diciamo che poi dopo con una scusa me ne sono andata perché non volevo più parlare con quella persona, perché... E dai, cioè, ma penso che non ci sia proprio bisogno di specificare una cosa del genere, no? Altri episodi particolari era quando mi dicevano perché l'Italia è un paese socialista, un paese per chi non vuole lavorare. Rispetto all'America, sicuramente, perché l'Italia comunque dà tanta tanta assistenza. Quindi in generale, l'impressione che ho avuto con gli americani che non erano ancora stati in Italia, con cui ho interagito, negli stati in cui sono stata, è che l'Italia sia un paese un po' da sogno, come se fosse una favola, molto antico, molto tradizionale, un po' bucolico, diciamo. Che è bellissimo da visitare, ma non davvero per viverci, perché non è, forse non è un paese abbastanza sviluppato. Anche se in generale devo dire che molti americani pensano e sono convinti effettivamente che l'America sia il paese migliore del mondo, perché è l'unico paese in cui c'è la libertà. E lo so che questa cosa che io dico sembra un attacco agli americani, perché poi effettivamente non è così. Io ho viaggiato tantissimo e ho capito che non esiste un paese migliore di un altro. Tutti i paesi possono essere migliori a seconda della persona e del momento in cui quella persona è della propria vita, se vuole concentrarsi sul lavoro, sulle relazioni umane, se vuole contatto con la natura, dipende davvero da quello che cerchi. Però molti americani sono proprio tirati su, sono cresciuti in modo che pensino che l'America effettivamente è il paese migliore del mondo, che per carità può esserlo per tantissime persone, ma per tantissime persone può essere il peggiore. Con l'Italia questa è stata l'impressione che ho avuto, quindi anche nella Florida un po' più del nord, quindi dove c'erano persone più America, 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 in realtà io mi sono sentita accolta bene in quanto italiana, non mi guardavano come ah tu ci stai rubando il lavoro e portando la mafia, ma ero una portatrice di arte e cultura e mele e biciclette, probabilmente più una cosa del genere, quindi non so, pro e contro. Video veloce, volevo solamente condividere la mia esperienza con voi. Fatemi sapere della vostra esperienza, se avete qualche cosa interessante che volete condividere, possiamo fare un video dove metto insieme tutte le vostre esperienze. Penso che sarebbe molto interessante anche per me, perché ovviamente così mi potete portare l'esperienza che viene da altri stati, da altri walks of life. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi e ci vediamo presto. Ciao!